Vede, continuo a trovarmi in questa situazione ricorrente, no? Cioè, sono nel villaggio, so che devo andare da qualche parte, ma non so dove. Spiegati meglio. No, allora, ho provato di tutto, cioè, sono andato alla locanda, ho provato a chiedere lì dentro, ho provato a chiedere ai passanti, ho provato a fermare la gente per la strada. Sono anche andato a vedere le bacheche degli annunci, però niente, alla fine niente, nessuno mi dice dove devo andare. E non hai mai pensato, non lo so, di scegliere da solo dove andare? Io? Cioè, no, non credo, francamente, a essere sincero, non ci avevo mai pensato di decidere io dove andare. Credo tu soffra della sindrome del giocatore abusato. Ma è qualcosa di grave? E che ne so io, per quello servirebbe uno psicologo, io faccio il master, ti ho semplicemente chiesto cosa vuoi fare una volta uscito dalla locanda. Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kae. Io sono il Master Kae, il vostro ospite su questo canale. Era da un po' di tempo, qualche mese, che non tornavamo sulla rubrica per i giocatori, ma prima di chiudere la stagione, credo che ci sia ancora un argomento importante che dobbiamo trattare, soprattutto visto tutto il discorso che abbiamo fatto sul sandbox. Oggi andiamo a parlare di uno specifico comportamento che alcuni giocatori, a volte del tutto inconsciamente, mettono in atto al tavolo e che gli impedisce di partecipare in maniera attiva alla narrazione, al gioco di per sé stesso e fondamentalmente gli impedisce di fare scelte significative all'interno del gioco. L'ho sentito chiamare con molti nomi, quello che preferisco, l'avete già visto al titolo, è la sindrome del giocatore abusato e il modo in cui fondamentalmente lo nominò Bakuei sul suo blog. Vi lascio il link dell'articolo originale in descrizione, ma nel corso del tempo è stato usato per descrivere vari aspetti di cose relativamente simili, ma non del tutto identiche. Cos'è quindi la sindrome del giocatore abusato? Nella pratica è una serie di comportamenti che un giocatore mette al tavolo, in realtà come riflesso difensivo. Vedremo un attimo nello specifico cosa vuol dire tra un attimo, per adesso seguitemi. Comunque, una serie di comportamenti che non gli permettono di avere un ruolo significativo al tavolo e nella pratica lo portano alla totale paralisi per quanto riguarda il processo decisionale durante la quest. E detta così, magari vi sembra una cosa estrema, ma vediamo se riconoscete il fenomeno. Diciamo che al vostro tavolo avete un giocatore che ha portato un personaggio letteralmente delirante, un concept insensato che non ha fondamentalmente alcuna possibilità di sviluppo, al di là del fatto di non adattarsi assolutamente né al tema né all'ambientazione in generale di quello che state giocando. Non tocca i dadi a meno che non gli venga ordinato. E anche in quel caso, ogni volta che esegue una prova, si lamenterà o delle regole, o del ruling del master, o della concezione del gioco in generale. Cercherà di uccidere ogni singolo PNG che incontrate sul vostro percorso, e ogni volta che ci sarà da fare qualsiasi tipo di scelta, risponderà a qualcosa di idiota e palesemente inverosimile. Quando gli viene chiesto di rendere conto delle sue azioni insensate, risponderà: "Ma è quello che farebbe il mio personaggio". E in linea generale, ogni volta che viene citata la trama della quest, anche eventi a cui lui stesso ha partecipato, sembrerà cadere del tutto alle nuvole, come se non fosse mai stato al tavolo assieme agli altri. Messa così suona già più familiare, vero?
molto spesso un comportamento del genere viene semplicemente ignorato perché è considerato maleducazione, quel tipo vuole solo mettersi in mostra, non sa giocare, sono ragazzi e quant'altro. Ora, sicuramente ci sono persone che vogliono solo dare fastidio agli altri nel gioco di ruolo, come così in tutte le altre attività umane. Ma in molti casi un comportamento del genere si può dimostrare viene sviluppato come una sorta di meccanismo di difesa da giocatori che sono stati sottoposti a un pessimo masteraggio per un lungo periodo. Sembra qualcosa di molto pesante, ma seguite il ragionamento. Molto spesso i tratti distintivi di un pessimo master sono quelli di avere prima di tutto un comportamento antagonistico nei confronti dei giocatori. Il master non sembra interessato a intrattenere i suoi giocatori, sembra interessato a sconfiggere i suoi giocatori. E quasi altrettanto spesso, e molte volte le due cose coincidono, la totale incapacità di gestire la storia se va al di là dei binari strettamente stabiliti al master. Ne avevamo parlato anche sul video del Railroad, su come non si dovrebbe fare un Railroad. Anche questo dovrebbe suonarvi familiare. Un master che non fa altro che cercare di ammazzare i suoi personaggi o comunque di negare loro le possibilità di fare scelte all'interno di una storia in cui fondamentalmente non ci sono scelte possibili se non quelle che il master ha già fatto per te. Spero per voi che non vi siete mai trovati al tavolo con un personaggio del genere, molto probabilmente però diversi di voi sanno esattamente di che cosa sto parlando. In un caso del genere, quelli di voi che hanno magari già un minimo di esperienza con cosa sia il gioco di ruolo, semplicemente si alzano e se ne vanno. Non è un'esperienza interessante da avere. Un totale neofita, però, potrebbe non avere termini di paragone per capire che quella è un'esperienza negativa. Se non ha mai giocato prima, non sa cosa sia giocare bene, quindi potrebbe dare per scontato che quello sia normale. Senza contare che altre persone potrebbero decidere di restare al tavolo per altri motivi. Magari lì ci sono i suoi amici e non vuole separarsi da quello specifico gruppo, o semplicemente non ha la possibilità di trovarsi un altro gruppo dove giocare e ritiene che giocare male è comunque preferibile al non giocare. A nessuno però piace essere maltrattato e quando siamo in una situazione di stress, la nostra reazione naturale come esseri umani è quella di cercare di difenderci in qualche modo. Se ogni volta che si tirano i dadi o che viene citata una regola è fatto solo per ammazzare il personaggio o comunque per contrastare le azioni del giocatore, a questo punto è perfettamente razionale cercare di interagire il meno possibile col regolamento e diffidare di ogni tipo di regola che viene citata. Se ogni singolo PNG che il party incontra è lì solo per truffarli, ammazzarli, imbrogliarli o dargli ordini che se non vengono eseguiti si trasformeranno in ammazzamenti, imbrogliamenti e truffamenti, a questo punto è perfettamente razionale attaccare preventivamente ogni singolo PNG, è quasi sicuramente un nemico, ammazziamo il PNG prima che ci faccia del male. E ovviamente se qualunque decisione in gioco che non sia esattamente quella che era stata preventivamente decisa dal master avrà come conseguenza la morte o il danneggiamento dei personaggi, a questo punto è meglio cercare di interagire il meno possibile con la storia, perché dato che molto probabilmente qualsiasi scelta si farà sarà quella sbagliata, dato che non si può leggere nella testa del master, l'unica cosa possibile per evitare danni è quella di
non eseguire nessuna scelta e aspettare che sia il master, per voce di uno dei suoi personaggi, a dire esplicitamente al gruppo che cosa deve fare. Con premesse del genere, il comportamento di quel giocatore diventa razionale. Le regole sono lì per ucciderti, quindi cerca di non usarle. I PNG sono lì per ucciderti, quindi cerca di ucciderli prima che loro lo facciano a te. Le scelte e la storia sono lì per ucciderti, quindi cerca di interagire il meno possibile con esse. Come rimediare a questo danno, quindi? Ecco, questa è la parte in cui normalmente io dovrei dire qualcosa tipo: il master dovrebbe prendere da parte il giocatore, parlargli, spiegargli che il contributo non funzionerà. Semplicemente non funzionerà. Il problema centrale della sindrome del giocatore abusato è che il suo comportamento è dato in maniera conscia o inconscia da una totale assenza di fiducia nel master, perché molto probabilmente è stato soggetto a un pessimo masteraggio, abbiamo già detto. Che il master vada a parlargli non risolverà nulla, perché quel giocatore del master non si fida. E per quanto il master possa dirgli: no, guarda, il master che avevi prima non era bravo, io sono diverso, molto probabilmente questo discorso lui lo ha già sentito esattamente da quel master che era assolutamente incapace prima, perché non solo i master, nessuno ritiene se stesso un incapace e nessuno dirà mai a qualcun altro: ah no, ma io non so fare niente e ti tratterò malissimo. In questo caso dovreste essere voi giocatori, ed è per questo che questo video appare nella rubrica per i giocatori, a attivarvi al posto del vostro master, sia parlando col giocatore, quello sicuramente non fa mai male, ma anche in maniera più pratica, facendogli vedere durante il gioco come le cose devono essere fatte. Spiegategli che lui è abituato male, spiegategli che i tavoli a cui ha giocato non erano veri giochi di ruolo, magari siate più diplomatici di me in questo caso, e poi fategli vedere che voi contribuite durante la quest, fategli vedere che le azioni dei vostri personaggi hanno effettivamente un effetto in gioco, che avete libertà di scelta, che interagire con i PNG può portare anche a risvolti positivi, cioè fategli vedere come si gioca per davvero. Fermo restando che se il vostro master tiene un comportamento talmente abominevole che potrebbe sfociare nella sindrome del giocatore abusato per qualche giocatore, dovreste liberarvene il prima possibile. Ne abbiamo già parlato nel video sul Master Dio, ve lo lascio qua sopra se dovete andarlo a recuperare, però queste sono le conseguenze negative, almeno una delle possibili conseguenze negative di un pessimo masteraggio. Accettare un pessimo masteraggio è già di per sé una cosa negativa, questo voglio che sia chiaro. Diciamo che, come sempre, anche per questo video è tutto, e questo sarà l'ultimo appuntamento con la rubrica per i giocatori di quest'anno, che è stata inaugurata quest'anno, quindi solamente 6 episodi, ma diciamo 6 episodi belli significativi. Adesso la parola sta a voi, scrivetemi qui sotto nei commenti se vi è mai capitato di incontrare un giocatore con la sindrome del giocatore abusato, o magari siete voi quei giocatori, o magari voi siete il master a cui è capitato dover sbrogliare la matassa di quel poveraccio. Se il video vi è piaciuto, mettete un like e condividetelo, che aiuta a crescere il canale. Iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche. Se le notifiche non vi arrivano, in descrizione al video trovate i link al gruppo di Telegram e al server di Discord, dove pubblico io i video manualmente, così siete sicuri di non perdervi, e dove trovate anche il resto della community. Per il resto io sono il Master Kai e noi ci vediamo al prossimo video.